In questo video la svolta del destino, i cambiamenti che non ti aspetti con i tarocchi. Vediamo questo interattivo. Quello che devi fare è intanto iscriviti al canale, attivare la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Ma vediamo subito, intanto fai donazione al canale. Quindi la svolta del destino, quali sono i cambiamenti in arrivo che non ti aspetti? Utilizzerò i tarocchi Zen, utilizzerò i tarocchi di Marsiglia e andiamo a vedere. Allora, quello che devi scegliere è o il Buddha o la piramide o la stele. Buddha, piramide o stele? Buddha, piramide o stele? Fai la scelta. E vediamo qual è la svolta del destino che ti capiterà. Nel frattempo iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Utilizzerò per questo interattivo i tarocchi Zen di Osho e utilizzerò anche i tarocchi di Marsiglia e i tarocchi del Transurfing, quindi tre tipologie di tarocchi. Quindi scegli o il Buddha o la piramide, Buddha, piramide o la stele, uno di questi tre. Partiamo da chi ha scelto il Buddha, quindi partiamo da chi ha scelto il Buddha, vediamo quale sarà la svolta del destino. Utilizziamo per primi i tarocchi Zen di Osho, vediamo i tarocchi Zen di Osho. Intanto fate pure donazione al canale, grazie, tarocchi Zen di Osho. Buddha, piramide o stele? Vediamo con i tarocchi Zen di Osho. Allora, incontrerai una persona manipolativa. A proposito di persone manipolative, purtroppo ci sarà un brutto incontro, quindi fai attenzione alla prossima persona che incontrerai, soprattutto nelle relazioni sentimentali affettive, perché è una persona manipolativa. Cerca di osservare in silenzio, mantenendo un basso profilo, osserva e non perdere tempo in altre cose. Ci saranno dei viaggi che entreranno nella tua vita, quindi degli spostamenti, quindi questo può essere molto positivo, però devi imparare a gestire bene la situazione. Purtroppo dei momenti di afflizione che però io penso tutto può essere superabile, ovviamente. Vediamo cosa ci dicono adesso anche i tarocchi di Marsiglia, quindi persona negativa, qualche viaggio, insomma qualche evento può capitare. Ricordo che le stese valgono 3 mesi da quando vengono viste, non da quando vengono fatte. 3 mesi da quando vengono viste, non da quando vengono fatte. Questo è il primo punto fondamentale. 3 mesi da quando vengono viste. Allora, vediamo. Allora, insomma, avrai una solidità comunque e anche una buona sessualità in questo periodo, quindi sarà un periodo in cui anche la sessualità andrà bene, insomma, nei prossimi mesi. E diciamo che incontrerai anche una persona abbastanza stabile che ti porterà sicuramente qualche beneficio nella tua vita e quindi direi che, insomma, da questo punto di vista direi che chi ha fatto questa scelta, questa stesa, è molto positiva, entra amore nella vita, viaggi, amore, insomma, quindi cose tutto sommato abbastanza positive. Vediamo un attimino cosa riservano anche i tarocchi del Transurfing. Vediamo che ci dicono anche i tarocchi del Transurfing. Allora, ci saranno anche una situazione di relazione con una persona tranquilla, niente emozioni molto forti e si elimineranno anche delle problematiche che ti porti dietro da tempo. Quindi ottima stesa per quanto riguarda il Buddha. Passiamo a chi ha scelto la piramide, e vediamo cosa ti riserverà il destino, quali sono i cambiamenti in arrivo. Allora, situazioni impreviste ci saranno, non è detto che siano negative, dipende da come saprai gestirle.
una condivisione, ricordo che valgono 3 mesi, quindi probabile una relazione, e anche dei flirt, delle avventure, quindi diciamo movimentata anche in questo caso, e finalmente completerai un'opera che avevi portato a termine, quindi che può essere, che ne so, chi si era comprato una casa, chi voleva fare delle cose, quindi ci sarà un completamento, e questo è anche abbastanza utile, è anche una buona stesa anche questa, direi. Vediamo un attimino cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia, che sono sempre tarocchi interessanti. Vediamo che ci dicono i tarocchi di Marsiglia. Allora, i tarocchi di Marsiglia. Ah, viene di nuovo fuori il matto in due situazioni, quindi è interessante questa cosa. Ci saranno delle cose pazze, delle cose folli che ti capiteranno, veramente delle cose strane che entreranno nella tua vita. E anche un po' di spiritualità, una persona anche spirituale potrebbe manifestarsi, insomma, nella tua vita. Interessante questo. La stabilità emotiva ci sarà comunque. Quindi una, diciamo, delle cose un po' strane ti capiteranno. Vediamo se ci dicono qualcosa di più i tarocchi del transurfing, che utilizzano le basi della fisica quantistica. Vediamo i tarocchi del transurfing se danno qualche indicazione più precisa. Allora, beh, ci saranno, diciamo, dei pendoli, delle situazioni un po' negative, comunque un po' di sfiga, però dai, ci sta anche un po' di sfiga. L'importante è che imparerai a raggiungere la tua autosufficienza, e questo credo che sia la cosa fondamentale. Bene, direi che è una stesa media questa, bisogna fare un po' di attenzione a non finire giù dal burrone, perché come sappiamo le cose così alle volte non funzionano tanto bene. E vediamo perché ha scelto la stele, cosa ci riservano i tarocchi. Partiamo ovviamente dai tarocchi Zen di Osho. Bene, ci saranno nuove prospettive, nuove possibilità, osserverai le stelle. Finalmente ti toglierai un rompicoglioni o una rompicoglioni e riconquisterai la libertà. Quindi fine di una relazione, e potrai coltivare un nuovo sogno d'amore. Quindi ci sarà la fine di una relazione e inizio di un nuovo sogno d'amore. Vediamo di approfondire con i tarocchi di Marsiglia questa storia. Beh, diciamo che il re di coppe, quindi la nuova storia sarà una storia importante, sarà veramente una storia importante, una storia d'amore molto importante, bello questo. Viene confermato, il 6 rappresenta proprio anche i sentimenti, quindi passione e sentimenti in questa nuova relazione. Una relazione che risulterà stabile. Devi però chiudere la vecchia relazione. Se non chiudi la vecchia relazione non riuscirai a ottenere risultati. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi del transurfing. Se i tarocchi del transurfing ci danno delle possibilità, ricordo che stiamo facendo la scelta della stele, siamo sulla stele. Vediamo i tarocchi del transurfing che ci dicono. Quindi chiusura di relazione. Sì, dovrai fare attenzione a un po' di malelingue che si manifesteranno, ci saranno un po' di malelingue, devi prestare un po' di attenzione. E il vento della vita soffierà a gonfie vele, quindi però il mare può essere un po' in tempesta, ma come dire, se sai come navigare otterrai dei grandi risultati. E il mondo si prenderà cura di te. Quindi l'importante è che chiudi questa relazione con questo rompicoglioni, con questa persona rompicoglioni, e potrai trovare altre situazioni importanti nella tua vita. Bene, e per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, ovviamente su TikTok e su tutti i miei canali YouTube.